Dopo la diretta, come spesso accade, la notte all'interno della casa del Grande Fratello VIP 6 è stata carica di tensioni. D'altra parte, già in puntata il clima si è fatto pesantissimo, con la furibonda litigata che ha visto protagonisti Katia Ricciarelli e il tandem Miriana Trevisan-Manilanad, rovente più ribotta e risposta tra Davide Silvestri e Soleil Sorge. L'italo-americana ha riservato all'ormai ex amico la nomination, innescando la dura reazione dell'attore. Intanto ha anche trovato una soluzione il giallo attorno all'assenza di Manuel Bortuzzo in studio. Il nuotatore non ha potuto partecipare alla diretta in quanto ha contratto il Covid. Tornando all'ex di Pippo Baudo, è finita in nomination, e non appena le è stata data la notizia ha avuto un atteggiamento che ha aperto un giallo. Da segnalare anche la sfaltata di Aldo Montano, che sul finire di puntata, chiamato in causa da Signorini per un'opinione su Alex Belli, ha tuonato sull'attore. Il conduttore ha replicato con un ragionamento che ha nel corso delle nomination è esplosa una discussione tra l'attore e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Lei lo ha accusato di non esporsi. Lui gli ha fatto capire che dopo tutte le tarantelle fatte con Alex Belli ed Elia Duran ha perso la stima in lei. Una pagliacciata, ha chiosato in riferimento al teatrino del Triangolo. I toni si sono alzati parecchio. E pensare che i due sono stati pappa e ciccia per mesi. Ora invece c'è una frattura insanabile. Silvestri lo ha ribadito nella notte. A puntata conclusa. A colloquio con Giucas e Katia Ricciarelli. La stima l'avevo già persa. Se me l'avesse chiesto gliene avrei parlato. Ha reagito così. Parlando di strategia. Ha fatto la sua analisi. Ribalta sugli altri ciò che è lei. Io mi devo esporre? Le figure di Mer, a così non le faccio. Se quello per lei vuol dire esporsi non è un consiglio. Io mi devo esporre come vuole lei? Non posso parlare con Alex perché ci deve parlare lei? Quando lei fa caciara fino alle 5 ok. Poi lo fanno gli altri mentre dorme e non va bene. Da quale pulpito devo ascoltare i suoi consigli? Per me è finita. Con me lei ha chiuso.